La pagina che riguarda Fellini è proprio questa, ed è del registro dei voti generali. Da questa pagina si può desumere senz'altro la figura del nostro Fellini. 67 assenze in un anno, sono fuori dalla norma, no? Lui frequentava le materie che voleva frequentare. Non per tutte le materie aveva la medesima simpatia, sì. Per esempio, in cultura militare, come lei avrà potuto rilevare qui, fu bocciato proprio agli esami di maturità classica nel luglio, materia che dovette riparare a settembre. Federico Fellini è andato a Roma. La città ignora l'avvenimento. Gli amici si ritrovano sulle pagine del Marco Aurelio, dove Federico inaugura una cronaca di piccoli sentimenti, quasi tutti ispirati dai ricordi. Il giorno in cui il segretario del partito riceve la redazione del giornale, ciascuno si presenta gridando sull'attenti, anziché il nome e il titolo della propria rubrica. Quando tocca a Fellini, questi dice flebilmente: «Ma tu mi stai a sentire?». La rubrica non è molto nota e nasce un equivoco. «Certo che vi sto a sentire», dice il gerarca, calcando sul boi per ristabilire le distanze. Poi gli ordina di tagliarsi i capelli. Alberto Sordi, per rifargli il morale, gli scatta al pincio questa fotografia. Eravamo due poveracci, proprio senza una lira, andavamo a mangiare in una latteria in via Frattina e ci eravamo accattivati la simpatia della cuoca. Ordinavamo uno spaghetto e lei sotto ci metteva due bistecche e due uova. Io e Federico Fellini facevamo lunghe passeggiate la sera. Sognavamo, parlavamo di aspirazioni, progettavamo di diventare io un grande attore. E lui sosteneva sempre, dice: «Ti assicuro, Albe, che io un giorno diventerò un grande regista, forse il regista più grande del mondo». Solo che lo dovevo sostenere, c'aveva fame. Gli era rimasta solo una testa così piena di capelli su un corpo che ormai non si sosteneva più perché era debole, deperiva di giorno in giorno. E io non potevo fare niente per lui, potevo divertirlo, potevamo ridere, scherzare insieme, ma non potevo sfamarlo perché anch'io ero un poveraccio, non c'avevo una lira. E poi arrivò il suo angelo salvatore, conobbe una ragazzina che faceva la radio, si chiamava Giulietta. Lui scrisse per lei una rubrichetta alla radio e si fidanzarono. Lei da buona emiliana lo cominciò a cucinare agnolotti, lasagne, tortellini e cominciò a ingrassare Federico. Cominciò a camminare da solo, cominciò a scrivere e cominciò a lavorare. Tutto quello che vi racconteranno, che non sia quello che vi ho raccontato io, probabilmente non è la verità. E sapete perché? Perché probabilmente gliel'ha raccontata lui. Perché dovete sapere, oltre ad essere un grande regista, Federico Fellini è anche un grande bugiardo, forse l'uomo più bugiardo del mondo. Però, oh, Federico c'ha una capoccia così, eh. Lei ha mai temuto di riconoscersi, signora, nella moglie di 8 e mezzo? Mi hanno riconosciuto gli altri, allora, siccome mi è piaciuto tanto e penso che a tutte le donne piacerebbe, dopo tanti anni di matrimonio, avere una dichiarazione d'amore come il protagonista di 8 e mezzo fa alla sua sposa, e allora io proprio non mi sono riconosciuta, ma poi mi è piaciuto tanto che ho detto: beh, in fondo ci sto. Vi siete detti qualcosa dopo la prima proiezione? Detti no. Federico, così, era lì vicino a me, eravamo soli, io sono scoppiata a piangere, ero talmente commossa dalla... perché 8 e mezzo mi è piaciuto infinitamente. Insomma, mi sono messa a piangere. Perdoni l'intimità della domanda, signora. La mancanza di figli ha influito nella vostra vita? Sì, molto. Perché prima li desideravamo, poi eravamo soli, allora abbiamo sentito il bisogno di volerci ancora più bene, perché non li avevamo.
Quali sono gli interessi più privati di suo marito? Com'è in casa, voglio dire? In casa è Federico, è mio marito, è il mio sposo, il mio innamorato. È l'uomo con cui spero di fare presto, cioè fra 4 anni, le nozze d'argento. È autentica la nostalgia di suo marito per le sue radici umane, per la sua infanzia, per il suo paesaggio, per tutte le cose, voglio dire, che ha lasciato? Beh, certo, le sue radici umane io spero che come uomo siano importanti, così. Però per certi suoi paesaggi, così, per certe sue nostalgie, che credo che sia puramente una fantasia così intellettuale. È bugiardo? Sì. È timido? È bugiardo e timido, è la stessa cosa. Ha mai dei dubbi? È il dubbio in persona. Però mi permette, scusi, lei mi ha detto bugiardo e ho detto sì, però è bugiardo perché la bugia per lui non è bugia, per lui è fantasia, per lui è un vedere quello che gli altri non riescono a vedere. Senti, vado tutto il contrario del sì. Come vivi? Guarda da in là, tu hai fatto benissimo, cioè guardi da là, giri l'occhio così e ti trovi a rigirare. Pronti? A posto? La città ha per Fellini un affetto geloso, un po' ruvido, forse una punta di delusione. Lo vorrebbe ancora a casa, confuso col paesaggio e la gente del suo paese. È un piccolo mondo, dopo tutto, pieno di estri e di libertà, come questa di finire il carnevale sul molo con 10 gradi sotto zero per vedere la levata del sole dopo una notte passata al casino civico. Sua madre sperava che diventasse avvocato come Titta Benzi, l'amico fedele. Ingaggiati nelle professioni con vivissimo impegno, i coetanei di Fellini sono la generazione che rubò l'orologio del Kursaal e, caricatolo su un camion, andò a venderlo a Cesena, che preparava zabaioni di 50 uova dentro i catini, che nei cinema, dalla galleria, lasciava cadere le paste di crema sulla testa della gente per bene. Quel mondo, più che esaurirlo nelle esperienze, Fellini era portato a contemplarlo, sognando di andarsene deluso e nostalgico nello stesso tempo. Federico avrebbe potuto far bene l'avvocato. Se l'avesse fatto, probabilmente in una sera come questa sarebbe stato qui con noi a finire il carnevale, qui sul porto. Il porto gli piaceva. Quando, tanti anni fa, andavamo a ripetizione d'inglese per la professoressa Rambaldi e avevamo finito appena di tradurre con fatica l'Evangeline di Longfellow, e con la bicicletta venivamo qui sul porto e gli piaceva vedere un uomo grosso, peloso, che girava il verricello per tirare sui pesci. Appena i pesci erano arrivati su, gli veniva l'idea, ecco, l'idea direttiva dell'uomo da fuori che si vuol divertire. Grosso, li mangeresti i pesci? Erano pesci crudi, il pesce crudo non è buono. Ma lui, un po' allettandomi così, un po' con la promessa di denaro, mi dava 4 soldi e mi diceva: mangialo, mangialo grosso. E io indossavo questi pesci così, quasi senza masticarli, a meno che non fossero grossi, nel qual caso dovevo proprio mangiarli tutti. Era una cosa amara. Scusi, avvocato, mi vuole spiegare questo movimento psicologico? Lui stava spesso al di fuori della scena, faceva agire gli altri. Sì, era una sua costante abitudine in tutte le manifestazioni di vita. Quando dopo la scuola, al ginnasio, ci radunavamo in una stradina di Rimini, via Ugo Bassi, sassosa, angusta, e facevamo la guerra tra Achei e Troiani, io ero Aiaccio Telamonio, stupido massa, mi diceva Ettore, e lui se ne stava nascosto dentro un portone quasi, del tutto celato, e sghignazzava, rideva, stuzzicava, spingeva gli altri ad aggredirsi, ma lui se ne stava completamente tranquillo, però fermo lì a vedere. Era un provocatore. Ah sì, come adesso, in tutte le sue manifestazioni di vita era un provocatore, un dirigente, direi, cioè sempre lo spirito direttivo della vicenda degli altri, è un provocatore. Tu ripeti con me, 1, 2, 1, 2, appena, piano, 1, 2, 3, 4, no, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Annata, Attana, quando sei arrivato, non due. Sì. Uno, due. Poi zitto. Oh. Uno, due. No, aspetta che sei arrivato. Sì, signore. 1, 2, 3, 4, ecco. Nelle mie storie i personaggi in definitiva sono sempre la rappresentazione simbolica di qualche cosa di interiore, sono sempre abitanti di un paesaggio interiore, ecco, quindi qui
Ecco, quindi motivata la necessità di rappresentarla in un modo immediatamente esemplare. Potrei aggiungere forse un'altra motivazione che non riguarda tanto me quanto penso riguardi proprio l'uomo, cioè penso che l'uomo abbia una difficoltà a parlare, a rappresentare la donna, in quanto la donna, come dice Jung, è proprio situata là in quel punto dove comincia la zona oscura dell'uomo, cioè la sua oscurità, la sua parte di ombra. E quindi ecco la difficoltà di poterla proiettare obiettivamente. In fondo un uomo parlando della donna non fa che parlare proprio della sua parte più tenebrosa, meno lucida, meno razionale. Credo questa qui, che non è, dico, un'interpretazione mia, ma ti ripeto, è dello psicologo Jung, mi sembra particolarmente colpito, non soltanto per la sua esattezza psicologica, ma anche perché mi sembra un'intuizione poetica molto profonda, cioè l'incapacità dell'uomo di parlare dell'altra parte sua, della parte femminile di se stesso. Mi piacerebbe moltissimo conoscere un uomo che riuscisse a parlare oggettivamente di una donna, che sarebbe un uomo libero, un uomo completo, realizzato completamente. Chi è la più aggressiva? Domando, chi è la più aggressiva? Quella aggressiva. Allora tu, a un certo punto, quando vedi Marco Troiani a parlare là, ti alzi in piedi, ti alzi là! Lui ha sempre un curioso sorriso in fondo agli occhi. Anche quando magari si sta facendo una discussione, cosa che le capita raramente, ma a volte succede. A un certo punto, proprio quando la discussione è più animata, e appare quella lucetta maliziosa, divertita, no? Che a me piace molto. Per me ascolta tutto, vuoi saper tutto, capisco tutto. E... No, penso che lui è sempre con noi, come dire. Si impedisce qualsiasi vita privata perché c'è sempre questo suono di Fellini sulla mente, perché è talmente grosso. Quando lavoravamo non sembrava di lavorare, sembrava che tutto uno scherzo, invece è una cosa molto seria. Io me lo ricordo diverso. La cosa che mi spaventava in lui era la mutevolezza di umore. Dalla dolcezza sapeva passare alla cattiveria con una facilità estrema. Fellini mi ha dato un nome da rispettare, un nome che mi chiedo spesso se è solamente frutto della sua bravura. Per cui, così, forse può darsi che io sia una delle vittime di Fellini. Ciao Federico, tu che vedo che c'è qui un uomo nella fontana. Sapere chi è, sì. Sapere cosa fa lì al fresco. Dunque, sto girando una scena con Anita Ekberg, che è una delle protagoniste del film che sto girando, La dolce vita. E è la scena in cui questa attrice americana, così che è esaltata dalla bellezza di Roma, scopre la fontana di Trevi in una notte durante una passeggiata ed entra a prendere un bagno. Ora noi stiamo pretendendo i fuochi e le misure esatte e i segni precisi, e quindi, non potendo continuamente mettere a mollo Anita, mettiamo una controfigura maschile. Per tutta la notte, fedele alle esigenze del personaggio, Anita Ekberg è rimasta nelle acque della fontana, obbedendo agli ordini del regista. Anita è svedese e da vera vichinga non teme il freddo. Ma all'alba, quando è uscita dalla fontana, non abbiamo avuto il coraggio di chiederle di restare ancora un poco per la nostra intervista. E la folla che, incuriosita, si era radunata, ha visto così che la vita delle attrici non è fatta soltanto di cocktail party e di feste mondane. Sono vicino di camera di Federico Fellini. La cosa fa piacere, naturalmente, perché Federico è un amico, ma devo dire che francamente che mi ha un po' turbato, perché Fellini fa dei sogni bellissimi, è famoso per i suoi sogni. E naturalmente io pensavo che con quei sogni la notte urlasse, addirittura si mettesse a cantare, invece non ho sentito nulla. Come mai, Federico, non hai sognato niente qui a Cannes? Ma i miei sogni non te li posso raccontare alla televisione, sai? E poi francamente non sono mica riuscito a fare una notte così distesa. A parte il fatto così che sono pieno di curiosità e vado, mi piace passeggiare sulla Croisette. Poi sono così continuamente braccato da... Certo che, voglio dire, il destino di un film è abbastanza curioso. Pensa che
Vedi laggiù, quei tre canadesi sono lì da un paio d'ore perché mi stanno braccando da un paio di giorni perché vogliono sapere perché Steiner ha ammassato i bambini. Steiner, il personaggio lì da Dolce Vita. Poi prima ho ricevuto una telefonata di uno spagnolo il quale voleva sapere che tipo di pesce è quello che appare alla fine del film, perché dice che sulle coste della Spagna un pesce così non si è mai visto e se glielo potevamo mandare. Poi ieri sera ho incontrato un tipo di, credo fosse un marinaio in borghese, che girava con un paio di scarpe da donna infilate nelle tasche posteriori dei pantaloni, mi ha fermato, mi ha detto: lei è Fellini, un americano? Ho detto sì. Cioè, devo dire che il suo film non mi è piaciuto perché non condivido assolutamente le stranezze che si vedono nel suo film, non credo che la vita sia così. Poi la cosa più divertente è stata una signora che aveva un pezzo di naso d'oro, l'ho incontrato stamattina a bordo di una Cadillac, che aveva una scimmietta in braccio, ha fatto fermare la macchina guidata dall'autista e mi ha detto: lei è Fellini? Sì, con questo naso scintillante, con una vocetta metallica proprio. Mi ha detto: ma perché nel suo film non c'è neanche una persona normale? Io i ricordi però, guarda, che me li invento molte volte, non riesco più a fare una distinzione fra quelli che sono proprio le cose che sono accadute, tant'è vero che ogni tanto mia mamma mi dice: ma quando mai tu sei scappato col circo? Ma quando mai hai fatto? Ma tu quando mai sei stato in collegio? Invece a me mi pare proprio che è successo. Vedi un po' cosa vuol dire avere un'immaginazione accesa. Noi parliamo di memoria come di un meccanismo capace di registrare così nei dettagli più minuti, nei suoni più delicati, esattamente avvenimenti che sono avvenuti. Ma io credo prima di tutto che questa operazione è impossibile, non ci possa essere questa specie di dimensione in cui tutto quanto si registra e lì rimane fisso come una specie di archivio o di biblioteca. Penso che la vera memoria sia qualche cosa che appartiene al ricordo delle cose, con in più tutto quello che tu sei diventato, con i mutamenti, i cambiamenti, i punti di vista completamente rovesciati. La vera memoria è quella. Mi sembra, e questo è il punto più delicato sempre, mi sembra, dell'operazione artistica, cercare proprio di capire qual è la distanza con cui le tue fantasie vogliono essere materializzate. E questo non si capisce subito. Ho bisogno di un paio di settimane, ho bisogno di cominciarlo il film, di vedere la gente intorno, non soltanto gli attori, ma anche la troupe, di sentire proprio in che modo il film comincia a precisarsi, che tipo di simpatia avrà e da quale distanza proprio vuole essere guardato, se vuole essere compatito, se vuole essere esaltato, se vuole essere guardato con indifferenza. Quindi è lui che richiede un certo modo di osservazione. 223 terza. Io quando facevo lo sceneggiatore, oppure ancora prima quando facevo il giornalista, e mi capitava di andare a trovare qualche regista sul set, o perché dovevo rifare dei dialoghi, oppure così per fare un'intervista, la cosa che più mi sbigottiva, che mi affascinava nel regista, era questa sua possibilità di comandare a 50-100 persone, ad obbligare le attrici, delle bellissime donne, a far questo, a far quello, insomma, senza venirne coinvolto, senza provarne soggezione. E pensavo che proprio sarebbe stato l'ultimo mestiere al mondo per cui io mi sarei sentito capace. Vai Elisabetta, rivai! Devi venire un'ora prima! Cesarino. A posto! Cesarino. Elisabetta, t'ho detto che devi venire molto prima, in modo che poi, se no quando esci, non dico sto... Che tutto questo è avvenuto per l'avventatezza di un produttore che si chiamava Robert, che trovandosi sul tavolino una sceneggiatura che io ho scritto con Pinelli, che doveva essere diretta da Antonioni, avendo Antonioni all'ultimo momento rifiutato di dirigerla perché non gli piaceva, non gli era congeniale, e avendo io difeso accanitamente questa sceneggiatura per tentare di avere l'ultima rata, che sennò veniva minacciata, il produttore mi ha detto: ma allora perché non lo fai tu? Me l'ha detto con un tale tempismo, nel momento in cui dicevo che era il più bel copione del mondo, chiaramente, per cui non sono stato pronto a dire: ma che c'entra, io faccio lo sceneggiatore. Quindi mi sono proprio trovato a fare il regista. Ecco, un'altra cosa, per esempio, che mi faceva pensare che non sarei stato mai capace di fare il regista era
l'obbligo, la necessità di prendere 100 decisioni all'ora. Il regista è uno che dice questo sì, questo no, questo verde no, meglio questo turchese, via questa faccia no, mettetegli i baffi, levate i capelli, tagliate. Continuamente deve fare, è sollecitato da un sacco di persone che arrivano con stoffe, pezzo di legno, comparse, pagine, a dire questo, quello lì o questo qua, 3 giorni o 2 giorni, giriamo a Piazza del Popolo o a Piazza Flaminio. Ecco, una serie continua di decisioni che nella mia natura, che tenderebbe a restare tranquilla in un equilibrio panoramico dove niente è scartato ma niente in definitiva è scelto, mi sono trovato portato su quello che doveva essere poi la mia vita. Maurizio! Sì! Ho 30 volte che mi chiamate là! Maurizio, ma dov'è che sei? Sediti lì. Sì. Stavo disegnando la volpina. Ecco, dovrebbe avere un vestitino verde a palle nere che la faccia sembrare un ramarro. E lei deve essere un gatto. Sai un gatto? Un gatto. Ecco, voglio una così. Proprio un gatto, con un socchè di selvatico, di forastico, di randagio. Un animaletto sempre in agguato e in fuga anche. Che c'è? C'è quella giornalista tedesca. E Tonino Guerra? Con l'intervista. Che no, mi deve fare l'intervista? Non è ancora venuto. Dicevo a Maurizio qui che è inutile che voi facciate le ricerche senza sapere bene cos'è che voglio, com'è il personaggio. Cos'è che cercate? La volpina deve essere un gatto. Io voglio un gatto. Eh sì, Liliana, bisogna pensare ai gatti. Beh certo, un gatto. Ecco. Come avete sentito, Fellini è stato tassativo. La volpina deve essere un gatto. Per giornate intere, attrici note e sconosciute si sono arrese a tutto. Si sono fatte rovesciare sulla faccia chili di biacca, applicare occhi di vetro, deturpare il volto da una cicatrice oscena. Bisogna dire però che il nostro regista si abbandona a questa ricerca aberrante, a queste sfrenatezze da dottor Frankenstein, soltanto durante i provini. Nel film, nitido e esatto, resta soltanto il personaggio. Hier im Studio von Herrn Dr. Fellini in Rom, wo er gerade die Vorbereitungen für seinen neuen Film trifft. Anwesend ist auch Tonino Guerra, der berühmte Schriftsteller. Herr Dr. Fellini beantwortet jetzt einige Fragen für das deutsche und Münchner Publikum. Herr Dr. Fellini, bitte, was ist der bewegendste und wichtigste Moment für die Vorbereitung Ihres neuen Filmes? Ich non capisco il tedesco. Cos'è che ha detto? Lei ha detto che viene da Parigi. È venuto nello studio. Da Parigi, ma è tedesca? Sì, ma sarà passata da Parigi. Allora? E chiede così di a Marco Ord quanti personaggi. Ma non ho la parola. Andrachtenwegen. Non ho capito. Posso provare di spiegare in italiano un poco? Ah, ma se lei sa italiano. Tu l'avevi capito di queste cose? Sì, abbastanza, sai, sono passati 25 anni. Se lei sa l'italiano è meglio. Vorremmo sapere di lei. Qual è il momento troppo o più bewegend ecco, in questo film? Ecco, bewegend, vedi, ad Hamburgo, bewegend vorrebbe dire... secondo le città, ma sono passato il tedesco, sono stato un anno prigioniero, vuol dire baciare. Ha detto che sapeva... Bewegend, baciare. No, perché? Ma Tonino, su, andiamo. Ma come baciare? No, scusi, bewegend. No, in English is very emotional. Ah, emozione, è quello che dico io, l'emozione. Dai, Tonino, su, sembriamo i fratelli De Rege. Eh, il momento più emozionante della preparazione del film,
Beh, il momento più emozionante per la produzione del film è proprio questo qui, cioè un ufficio aperto con della gente che viene a farsi Fellini vedere, a ora si abbandona al suo solito numero, riservato ai giornalisti, e il cui obiettivo principale è quello di non dire niente sul film che sta preparando. Con la giornalista tedesca, adesso, sta ripetendo per l'ennesima volta che un film per lui è come un viaggio o anche come una statua in frantumi che lui deve ricomporre cercando nei pezzi qua e là. Oppure racconta la storia della faccia inaspettata, del sorriso della bella sconosciuta. Insomma, di tutte quelle suggestioni improvvise che riceve dalla gente quando viene a trovarlo in ufficio o che incontra per la strada. Come si chiama lei? Armando Brancia, di Napoli, nato nel 1917, faccio l'attore. Teatro, sì. Televisione, cinema pochissimo, fatto molto poco. Vorrebbe farne di più? Sì, mi piacerebbe, ma farlo bene, farlo così, a un certo livello sì. Lo sa cosa ci vorrebbe invece? Ci vorrebbe una natta. Una natta? Sì. Dove? Qua, sulla capoccia. Ecco qua, vede? Vabbè. Se lei lo ritiene opportuno. Sì, 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 è indispensabile. Ma anche la natta, non lo so. Ecco qua, guardi. Ecco, il personaggio del padre di Titta è diventato una creatura viva. Mi inviava il suo fluido per ipnotizzarmi. In altre parole, per farmi diventare il nonno, proprio quel nonno lì. Mentre giravamo la scena della nebbia, quando io mi perdo e ho paura, Fellini non faceva che gridarmi: «Ya nigro, non vedi niente!» E intanto mi inviava il suo fluido. Ma io sono un mago, i maghi ci vedono sempre, anche al buio. Gli incompetenti dicono che Fellini gli attori li rincredinisce per fargli fare quello che vuole, ma non è vero. Dà qualche indicazione molto precisa ma anche molto contraddittoria. Magari dice fai un motivo allegro ma che sia triste, un motivo vecchiotto ma che sia nuovo, un motivo spensierato ma patetico. Eravamo stato tutta la giornata a cercare, cincischiare, non usciva niente. Finalmente al momento di andar via suono un motivo. Federico si ferma, dice guarda questo va bene, con questo ci facciamo tutto il film. Chi vi ha partecipato, questi frammenti che vedete della lavorazione di Amarcord sono ancora così vivi, così assillanti, che viene da chiedersi, ma qual è il film vero? Quello che abbiamo visto al cinema? Oppure la quotidiana, appassionante avventura di chi l'ha visto crescere a poco? Thank you.
rapporto che c'è fra il creatore e la sua creatura è un rapporto molto segreto, molto intimo. E fragile. E quindi, ma sì, delicato, continuamente messo in discussione, continuamente rinnegato, improvvisamente la cosa si opacizza, sparisce, una mattina senti che il tuo film non ti saluta, non ti guarda, ti volta le spalle, oppure qualche mattina ti viene incontro festosamente. Quindi, che cosa vuol dire raccontare una storia? Una storia non è niente, una storia è una storia, insomma. È il sentimento che anima quella storia che mi trova imbarazzato a riferirlo. Imbarazzato e anche completamente riluttante, recalcitrante. Quindi preferisco inventare un'altra storia, cosa che mi capita sovente con gli amici giornalisti, con l'amarezza poi di constatare che la storia che ho inventato è più bella di quella che sto facendo. Andiamo, tira su, sorridi Sandrina, per paura. A posto? Che sto a dormire la sera, la mattina senza più alcuna idea. E l'idea che c'ha la espone e noi bisogna che eseguiamo quello che lui vuole, perché e gli si fa, oramai si sa, oramai è un uomo che si conosce. E strambo tutte le idee che gli vengono durante la notte. Questo pensa sempre. Come nasce un suo film? Ma c'è sempre quella rispostina lì che ripeterò ancora una volta. Firmo un contratto, prendo un anticipo, poi non voglio restituirlo e mi tocca fare il film. Può sembrare una risposta così, che pretende di essere spiritosa. In effetti, ho proprio bisogno di questo condizionamento che mi pare tipico di una certa psicologia italiana, insomma, o almeno così, dell'artista italiano. E quindi un certo obbligo di fare la cosa. E quindi quando poi così invoco una libertà totale, sono totalmente in malafede per quanto mi riguarda, perché penso che la libertà totale sia estremamente pericolosa, perlomeno per certi tipi, tra i quali io. Penso che ci sia bisogno di una certa delimitazione, insomma, un certo obbligo, un certo limite, che è necessario per accumulare l'energia, cioè c'è bisogno di un ostacolo contro il quale crescere di tensione. Vai, Miro. Azione dentro! Non mi sembra che io faccio i film e lavoro per avere del denaro, per fare denaro. Una volta tentavo di spiegare questo principio, forse un pochino stravagante per della gente abituata a una dimensione di finanza, al vecchio Rizzoli. Sì. Rizzoli si preoccupava allora, tantissimi anni fa, e voleva convincermi a fare un certo tipo di film, secondo lui più decisamente commerciale. E mi diceva così paternalisticamente, sai, tu devi pensare, sei ancora giovane, ma insomma un bel gruzzoletto avanti con gli anni, dovresti pensare di organizzarti a crearlo così, perché sai, il denaro, ma dice, non ti interessa il denaro, cercava di convincermi ad accettare questi film. E gli ho detto, ma sai, il denaro mi piace averlo, non mi piace farlo. Allora disse, ma guarda che discorso, ma per averlo bisogna farlo. Allora io tentai di dividere le responsabilità, cioè di convincere lui a farlo e poi di passarmelo in modo che io lo avessi. Ed era una storiella che l'aveva molto divertito, cercava sempre di ripeterla, però non la sapeva ripetere esattamente come l'aveva detto, lo si sbagliava, diceva, perché lui mi ha detto che io devo averlo, lui deve farlo. Siccome la preoccupazione costante di chi gestisce il film, di chi lo deve distribuire, dire ma Fellini, mi raccomando, i giovani, pensi alla fascia giovanile, cosa che ti restituisce un sentimento di imbarazzo, come se mi dicessero pensi ai ciclisti, ai vegetariani, non lo so, io quando faccio un film purtroppo non penso coscientemente, responsabilmente al pubblico, c'ho già tanto da fare a pensare alla storia, ai personaggi, alle situazioni. Quindi la mia preoccupazione è di sapere cosa vogliono i personaggi di cui sto raccontando la situazione. Penso che se ascolto le loro richieste vitali di essere incarnati verosimilmente, li rendo vivi
È vero, il film piace. Allora andiamo al 3? Adesso sì, no, siamo vicini al 3. Sì, conviene al 3. Tu sei notoriamente fra i registi italiani, fra i grandi registi italiani, quello che si occupa meno di politica. Da che cosa deriva questo tuo atteggiamento? Tu vuoi dire che per un romagnolo questo, il fatto di non occuparsi di politica è una cosa abbastanza insolita, strana. Ma io non so bene rispondere a questa domanda. Posso dirti che mi interesso di politica a modo mio. Secondo me la politica è qualcosa di più profondo e intimo di quello che in genere tecnicamente si crede, insomma. Io mi interesso di politica nella misura in cui ogni pensiero e ogni azione dell'uomo può condizionare le sorti umane. Insomma, in questo senso anche l'espressione di un mistico è politica, nel senso che può peggiorare o migliorare le nostre condizioni. Però tu ti sei imposto con molta profondità il problema di un uomo in crisi. Ho avuto la sensazione che tu abbia un po' tralasciato i suoi rapporti con la società, col complesso della società nel quale vive il personaggio di 8 e mezzo, Guido. Se tu per i rapporti con la società intendi proprio uno squemino così sociologico, soltanto riferibile a dei rapporti economici o classisti, vabbè, la faccenda non mi interessa, ma mi sembra che il rapporto di Guido con la società è espresso nella serie infinita, molteplice, contraddittoria dei suoi rapporti con la società dei vivi, dei morti, con la società fatta di ricordi personali, di presentimenti, di anticipazioni, con la società del sogno, cioè delle dimensioni del sogno e con quella della realtà più sconvolgente. Non mi sembra che manchi questo aspetto. Fellini in certi momenti rappresentava proprio lo scatenamento individualistico così della immaginazione in periodi nei quali io insieme ad altri amici avevamo la preoccupazione, diciamo così, critica di alimentare un cinema diciamo così, che al di fuori dell'apologo, al di fuori della metafora, riuscisse a proprio penetrare la situazione sociale e politica di un certo momento. Che cosa rimane indispensabile nel rapporto fra la tua persona e il paese nel quale vivi, la società nella quale vivi e lavori? Ma tutto, guarda. Mi sembra che le mie radici siano profondamente attanagliate qui, insomma, che io vivo e mi nutro di tutto quanto mi circonda, mi sembra poi di ripartorirlo, di ricrearlo. Posso dirti che fuori dal mio paese io divento infelice, non ho desideri, non ho memoria, non ho magie. Ecco, un paio d'occhi così che riflettono e registrano una serie di immagini caotiche. Insomma, mi sento sperduto, mi sento sradicato, infelice, sto malissimo fuori. Queste immagini ci svelano un aspetto molto particolare del modo di lavorare di Fellini, quello di ricostruire tutto in studio, anche una spiaggia, anche un mare mosso dalle onde. Io che spesso ho avuto inviti per fare dei film in America e un po' vilmente mi sono sempre ritirato all'ultimo momento con il rimorso di non avere il coraggio veramente di restare lì e tentare di raccontare le seduzioni che sono infinite, continue di un paese come l'America che sembra un set fatto proprio apposta per me, è proprio circense, fantascientifico così, sono città, parlo di New York,
che sono sprofondate così tra il passato più remoto, Ninive, Babilonia, è una città marziana, insomma, quindi molto seducente dal punto di vista figurativo. Però ho sempre rifiutato per l'impossibilità di esprimere e di avere un controllo tanto della lingua, che conosco rozzamente, posso tutt'al più ordinare un menù verosimile sedendo a un ristorante, ma è proprio il controllo sui materiali che non conosco, sulle facce, sui volti, sul modo di parlare, che mi ha sempre bloccato. Allora, ultimamente, davanti a un'insistenza così un pochino più rispettosa, o che sembrava tener conto delle mie difficoltà, avevo suggerito a un produttore americano che io avrei raccontato certe mie impressioni sull'America, anche magari prendendo un pretesto da un libro, no? Un racconto di Chandler o di Hammett, però a condizione di ricostruire tutto quanto nell'ambiente confortevole della mia clinica, cioè a Cinecittà. Scena 34, 13 prima. Guarda la mano lentamente, Ferenzio, sorridi, sorridi. Prendila. Es waren zwei Königskinder. Abbassa lentamente la testa, Ferenzio, sorridendo, sorridi. Abbassa la testa sul petto e sorridi. Guarda la mano, Fiorenzo. Sorridi, prendila. Ecco, così. Top, va bene, va bene. Il lavoro è talmente protettivo, che è talmente terapeutico, che ti cura, ti elimina ogni disagio, si ogni imbarazzo. Io mi ricordo certe volte, hai fatto il piede marino. Sono venuto a Cinecittà con 38 di febbre, bastava entrare così nell'alone magico dei riflettori accesi, essere in mezzo alla truppa ed essere obbligato così a indossare la divisa del regista, che tutti i malanni, la febbre stessa, malori, mal di testa, ma ti dirò, spariscono. Hai così ragione, che questo vale anche secondo me per la paura. Ma sì, perché penso che probabilmente sei protetto dal fatto di essere al centro della tua parte più autentica, insomma, ti stai realizzando secondo i ritmi del tuo destino, della tua vocazione, insomma, della cosa per cui sei nato e giustifichi la vita. Adesso non la voglio mettere tanta così sul retorico, sul solenne, ma è un po' questo, insomma. Fellini, come ha saputo? Quando dell'Oscar che le hanno dato? Ah, l'ho saputo da Sordi, da Alberto Sordi, che mi ha telefonato alle 8:15 e mi ha detto: Federico, mannaggia, te volevo darti la bella notizia, avevo detto anche alle mie sorelle, a mia sorella mi aveva detto chiamatemi, che voglio telefonare a Federico appena la radio. Cioè, purtroppo non te l'hanno data, mannaggia, proprio adesso la radio l'ha detto che l'hanno dato a Tanio Boccia, però il modo come l'ho detto ho capito, insomma, che voleva scherzare. Quindi l'ha saputo da Alberto Sordi. Lei se l'aspettava questo premio, però? Ma non lo so, è un premio che appartiene al Gran Circo del Cinema. Quindi riceverlo è la testimonianza di una araldica, dell'appartenenza così a una certa casta, a un certo ambiente nel quale mi pare di appartenere con diritto. Ecco, il primo Oscar appunto risale a 20 anni fa, nel 55, La Strada. Sono passati 20 anni. Cosa, mi dovrei mettere a piangere? No, vorrei sapere proprio qual è l'atteggiamento suo nei confronti. Cioè, che differenza c'è tra il primo Oscar di 20 anni fa e quello di oggi? Che c'avevo 20 anni di meno. Ecco, questo cosa implica per un autore? Implica, vedi, capelli, per esempio, meno capelli, la pappagorgia che casca sempre di più. Proprio per l'autore, per questo tema del ricordo ricorrente. Ma insomma, tu vuoi che dica delle cose edificanti, sì, consolatorie? Sì. Che parli ai giovani registi indicando così la strada. Anche, ecco, cosa potrebbe dire ai giovani registi? Di fare dei buoni film, di fare dei film dove raccontano e parlano di se stessi. Ancora un Oscar, ma non sono un po' troppi. Preferisco chiedermelo io piuttosto che se lo chieda qualcun altro e magari meno scherzosamente. Mi sembra che questo Oscar si materializzi in una forma così di cordiale ma vigorosa scossa, come dire, avanti, smetti di fare il vagabondo, adesso dovrai dimostrare che lo meriti questo premio, ma soprattutto
Ecco, per esempio, stamattina, venendo qui dal barbiere, ho visto, poi hanno telefonato, ma soprattutto ho visto sorrisi, strette di mano, che esprimevano una simpatia, un rispetto, una forma così di saluto fatto di omaggio e di gratitudine, che mi ha veramente confortato. Ecco, forse mi fa proprio piacere, senza ombra di retorica, far parte di un'occasione che costituisce un motivo di soddisfazione anche per gli altri. Ladies and gentlemen, Federico Fellini. Se io dovessi scrivere delle battute per un attore chiamato a interpretare la parte di un regista premiato con l'Oscar e insegnargli, fargli vedere come dire quelle battute e quali battute, probabilmente me la caverei abbastanza bene. Ma il fatto che sono io coinvolto impersonalmente in questa cosa mi rende un pochino balbettante e insicuro. Oltretutto, poi, devi essere spiritoso, intelligente, grato, appassionato, elegantemente distaccato e anche fellinesco, felliniano. Questo è il ruolo più difficile, perché io, nonostante sia lusingato di essere diventato anche un aggettivo, non lo so cosa vuol dire. Quindi questa qui è la cosa che più mi turbo. Non deludere quelli che si aspettano che io sia felliniesco, come dicono qua, felliniesco. E poi, brevissimo, ancora più breve del fatto di essere brevissimo. Pochi secondi, perché nel poi nel in tempo caso di una battuta. No, niente. Però devo essere commosso, però allo stesso tempo controllato, lucido e dire qualcosa che venga ricordata. Please, sit down, be comfortable. If one here has the right to be a little bit or to feel a little bit uncomfortable, that's only me. I would like to have the voice of Domingo to say it's a long, long thanks. What I can say? Well, I really did not expect it. Or perhaps I did, but not before another 25 years. Anyway, it's better now. I come from a country and I belong to a generation for which America and movies were almost the same thing. And now, to be here with you, my dear Americans, make me feel at home. I want to thank all of you to feel making me feel in this way. In these circumstances, it's easy to be generous and to thank everybody. I would like un anniversario che ti riguarda molto da vicino, che vi riguarda molto da vicino. Sì. Quanti anni sono di matrimonio? E beh, fra un po' sono 50. Sono tanti. 50? Un Oscar per ogni decennio. Bello. Federico se l'hai guadagnato. È una bellissima storia la vostra. Grazie. Beh, per me Federico, per me in maniera particolare, io parlo per me, non voglio parlare per Federico. Sì, è una storia molto bella, la quale ancora oggi non dico che non riesco a crederci, ma vorrei che non finisse mai. Fin dal primo film mi sono rifiutato di mettere la parola fine. Chissà, forse
obbedendo così a quell'antico senso di delusione, di fastidio, di irritazione che da ragazzino, quando andava al cinema, la parola fine inevitabilmente provocava. Cioè, era finita la festa, bisognava tornare a casa, fare i compiti, o fuori, al freddo. E quindi si vede che mi è rimasta l'impressione di non voler deludere gli spettatori così come restavo deluso io, ma non è soltanto per questo, è perché mi sembra una violenza non solo contro gli spettatori, ma anche contro i personaggi di cui sta raccontando la storia. Non ci può essere una fine a una storia di personaggi che tu hai cercato di rendere più verosimili e più vitali possibili. Continueranno anche a tua insaputa, all'insaputa dell'autore. E quindi dallo Sceicco Bianco ai Vitelloni fino agli ultimi film, mi sembra che i personaggi delle varie storie continuino, magari incontrandosi, presentandosi e camminando così in un corteo che mi auguro possa allungarsi ancora di un bel po', continuano a camminare e a vivere il seguito delle loro storie. Ma sono particolarmente affezionato, nella sequenza della nebbia, a quel pezzettino dove si vede quel personaggio, il nonno, il vecchio, che esce fuori di casa con una certa baldanza e fa 4-5 passi nella nebbia senza vedere niente, senza capire niente, e poi ritorna indietro e rientra in casa per morire, ecco. E se quell'immagine lì mi commuove ancora, mi commuove nel senso così che mi pare particolarmente realizzata, almeno a me. Ecco, vorrei augurare a tutti noi di uscire di casa e di fare dei passi, ma non nella nebbia, e soprattutto di tornare indietro per morire avendo percepito qualcosa, non soltanto una parete così immobile, ferma, senza profondità e senza trasparenza. Che ne dici di sto finalino? Ti va?